garantire la fruibilità di un quartiere tra i più difficili di Reggio anche nell'ottica della pandemia, far sì che i bambini possano giocare, non essere reclusi assieme ai genitori per motivi appunto di positività al Covid. Assolutamente sì, abbiamo raccolto la denuncia presentata sugli organi di stampa del CSI di Reggio Calabria, dove rappresentava una situazione grave su questo territorio, sulla località appunto di Arghillà, ed immediatamente ho provveduto tramite una segnalazione al presidente Occhiuto e all'onorevole Cirillo per un'azione a tutela dell'infanzia tutta, ma non solo di un'intera comunità. E grazie al loro intervento oggi abbiamo l'esercito italiano che si sta adoperando per le vaccinazioni su questo territorio. Rimarrà in pianta stabile con l'aiuto del territorio, inteso il terzo settore, l'ACE, qui potete vedere alle nostre spalle che ha dato la disponibilità, e quindi inizieranno una campagna di vaccinazione a tappeto per garantire in sicurezza un bene comune, cioè quello della vita. Sì, sono stato promotore per una segnalazione che ci è arrivata il 30 dicembre, sia nel mio ufficio che nell'ufficio del presidente Roberto Occhiuto. Subito ci siamo attivati per vedere realmente qual è la problematica. Abbiamo chiamato il garante dell'infanzia e abbiamo deciso di intervenire senza perdere tempo. Siamo nel pieno di un'emergenza, non possiamo perdere tempo, e subito abbiamo attivato tramite il colonnello Zaza l'esercito. Oggi qui vedo tanta gente che realmente aveva bisogno di assistenza, aveva bisogno di vaccinarsi, e noi siamo presenti. Questo per far capire che il Consiglio regionale è presente sul territorio, nelle zone in difficoltà, nelle vere zone in difficoltà, insieme all'esercito.